Ciao ragazzi, bentornati a questa live tech review di Room 120. Il brano che vado a presentarvi oggi è una delle pietre miliari della storia del rock e si chiama Rocking in the Free World, un brano di Neil Young. Cos'ha di particolare questo brano? Intanto è un brano del 14 novembre dell'89, un brano di 30 anni fa. È un brano che di recente è stato politicamente abusato perché l'ha utilizzato Trump durante la sua campagna elettorale, cosa che a Neil Young non ha fatto molto piacere. Ci sono riferimenti alla politica di Bush, riferimenti nel testo alla politica di Khomeini, quindi un brano estremamente politico e pare che sia il primo brano che poi ha portato all'evoluzione poi dell'intera musica grunge. Come l'abbiamo affrontato qui con Room 120, con i Roommates? Abbiamo scelto di, come sempre, comprimerlo in 120 secondi, quindi tenendo un drop centrale, una parte molto morbida centrale, che dà la possibilità di avere una spinta sulla parte finale. Cosa abbiamo usato? Allora, io ho utilizzato come basso, ho utilizzato Lorenzi, stile jazz, non ho utilizzato Lamina che ho usato in altri brani. Suono abbastanza corposo, ma non estremamente spinto, quindi non ho usato né il Soviet Tank e ho ottenuto il gain dell'SVT abbastanza basso, del Camper, che replica un SVT abbastanza basso. Oltre a questo, cosa abbiamo utilizzato? Arriviamo a Davide. Davide ha utilizzato la Lorenzi Vintage, quindi una chitarra molto relicata di Lorenzi Guitar. Da essa è entrato The Blue. The Blue è un'opera d'arte. Un'opera d'arte perché? Perché è forse il pedale di punta di Nabla, è estremamente denso di parametri di controlli, abbiamo impiegato un sacco per capire body, grease, head e Sheen cosa fossero, ci abbiamo messo un po' per riuscire a tararli. È un pedale un po' difficile da domare, ma estremamente potente e performante. Addirittura c'è tutta una parte di boost che noi abbiamo scelto di non utilizzare perché non ci era necessario per il brano. Questo dà un suono molto deciso per un brano come Rocking in the Free World. Se lo merita un brano del genere, uno strumento del genere. Da qui siamo entrati nella glam da 50 watt di Jaden Frere, sia nel caso di Davide che nel caso di Danilo. Danilo ha usato altri effetti. Cosa ha usato? Come sempre ha utilizzato il Tram Spring. L'ho utilizzato sempre per il riverbero, abbastanza marcato, corposo. Questa volta in strofa, però, per la prima volta, l'ho utilizzato anche come tremolo. Disabilita riverbero, usa il tremolo. Speed alta, profondità abbastanza bassa. Lo sentirete, è un suono abbastanza... il tremolo si percepisce malapena, ma comunque dà un bel senso al brano. Ho usato poi un Super Plexi, l'abbiamo già presentato in altri video. È boost, ci permette di avere un robusto guadagno con una buona saturazione. L'ha utilizzato in maniera non estremamente marcata, ma il risultato è stato stupefacente, soprattutto visto l'ingresso in un canale clean della glam di Jaden Frere. Quindi questo suono, vedrete in entrambi i casi, in entrambi i chitarristi, è molto presente e molto rock, molto anche fresco come rock, nonostante il pezzo abbia comunque 30 anni. Quindi, per quanto riguarda sia le aziende produttrici di questi pedali che i pedali stessi, trovate i link e le recensioni qua sotto nei commenti. Per quanto riguarda qualsiasi domanda, ce la potete rivolgere qui su YouTube o sul nostro canale Facebook. Continuate a seguirci per l'uscita di questo brano di Rocking in the Free World, che sarà a breve. E per il resto, buona giornata.